Un cantiere aperto, uno spazio occupato da lavori in corso in cui convivono idee e visioni diverse. A Autolab è in atto la contaminazione dei 20 artisti del collettivo Teste di Idra e di Marco Greppi. Tema e titolo della mostra è Contaminazione in corso, che è nato come una sorta di cantiere di idee, di esperienze, di tecniche, sempre in evoluzione e sperimentazione. E quindi vedrete come gli artisti, da oggetti di uso quotidiano, si sono fatti contaminare dall'ambiente circostante, quindi dalla natura, dall'ambiente industriale e anche, diciamo, psichedelico. Da attimi di vita quotidiana che ci accomuna. Gecotec ha voluto apposta dedicarci lo spazio legato alla sua azienda, quindi alla cena aziendale, che poi però si è protratto grazie al contributo di Autolab. E la cosa particolare è che ci ha chiesto di ispirarci a Adriano Olivetti, quindi a un podcast che è fruibile da Spotify, che parla invece di come ha fatto sì che arte e lavoro convivessero. Essendo giovani, io e mia moglie, abbiamo sempre avuto un po' la difficoltà di chi investisse sui giovani, per cui abbiamo deciso di dare questo spazio per mostrare la propria arte, avere la possibilità di farsi conoscere ad altri imprenditori. Teste di Idra e Marco Greppi hanno accettato la sfida di allestire uno spazio che comunque è molto grande. E a questo abbiamo collegato un progetto di restituzione con la raccolta fondi per due comunità di Baggio e Segrate. Voleva essere un po' una dimostrazione che se si vuole un circolo virtuoso si può fare. Abbiamo giocato un po' sulla parola anticorpi, quindi questi corpi femminili che introducono lo spettatore alla mostra più grande di Teste d'Idra che verrà dopo. E niente, sono tutti quadri che ho fatto negli ultimi periodi, quelle sono tutte sculture fatte con materiale riciclato, pezzi di lamiera che io ho recuperato in cascine abbandonate, piuttosto che nei boschi, piuttosto che in giro e che ho riassemblato e scolpito. Noi come spazio Autolab siamo sempre aperti a queste iniziative artistico-culturali e soprattutto quando ci sono dei giovani artisti come Teste d'Idra che hanno portato una ventata di gioventù e di nuove proposte. Questo weekend si può venire a Autolab per visitare la mostra. Esatto, sì, saremo aperti dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20. Vi aspettiamo numerosi e speriamo che la mostra vi piaccia.